Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Pero. Inizia anche il campionato Berretti. Arezzo anche in questa stagione inserito nel girone C. Arezzo allenato quest'anno da Mario Palazzi, un nome chiaramente a cui i tifosi dell'Arezzo sono molto legati per l'esperienza, il binomio che fu indissolubile con Sarze Cosmi. E dunque in questa stagione Palazzi sarà alle prese proprio con la guida della prima formazione giovanile dell'Arezzo, che lo scorso anno, come ricorderete, fece un ottimo campionato, riuscì ad andare anche alla fase playoff, poi eliminata al primo turno. Si parte contro la Carrarese, quindi tutto nuovo, tanti giocatori che sono arrivati dall'Under 17, che quindi come naturale evoluzione sono passati in prima squadra, qualche novità. Ruscetta, primo varco di questo secondo tempo, Ruscetta col destro, Zuppel, controllo, cerca la rovesciata, Zuppel, bellissimo gesto atletico e tecnico per Diego Zuppel, anche coraggioso, palla che poi non è andata lontanissima neanche dallo specchio della porta. Allora prova Sceu a partire in velocità, Sceu non lo riesce a prenderlo Conte Duca, Sceu, grandissima progressione di Sceu, poi il tocco in area di rigore, Petriccioli con la conclusione che finisce alta di poco. Caprese pericolosissimo in questa contropiede, grande corsa per Sceu che ha fatto tutto il campo e poi ha offerto a Petriccioli un grande assist. Ecco Baldoni, lo stop, Baldoni, Giaupai, Giaupai ancora verso il fondo della pina, fa buono scudo col corpo, Giaupai da terra riprende il pallone, ancora Giaupai, Verdelli si lotta stavolta in uno spazio molto stretto, Verdelli sulla linea di fondo, ne ha tre e poi riesce a smarcare con un gran gesto Giaupai, cross di controbalzo, Zuppel, spalla alla porta, Zuppel, Zuppel, Sestini, sinistro di Sestini, la parata di Gallina che salva tutto per la Carrarese. Arezzo un passo dal vantaggio. Casini va in profondità a cercare Zuppel, in vantaggio Fuglio, arriva Giaupai, Anselmi prova ad andare, si ferma, rientra Giaupai, Giaupai ancora per Anselmi, 1-2 bellissimo per Giaupai, cross steso di Giaupai, la porta è vuota, e sul fondo però il colpo di testa di Ruscetta che si era tuffato per cercare la porta. Questa è una grande occasione per l'Arezzo per trovare il vantaggio. Giaupai la mette giù, Giaupai scatta Zuppel, va dentro Steccato, va dentro Ruscetta, ecco Ruscetta, cross, c'è Steccato scavalcato, attenzione Anselmi, può rilanciare, la rimette in mezzo, palla che colpisce il palo e poi gol! Steccato! L'Arezzo passa in vantaggio! Samuel Steccato, tutta la panchina arriva a festeggiare questo gol attesissimo, il primo gol dunque del campionato, lo segna entrando dalla panchina, ancora lui, Samuel Steccato che ha scaraventato di forza sotto la traversa dopo che la palla aveva colpito, ha scheggiato il palo sul tocco di Anselmi e l'Arezzo sblocca dunque al 36esimo del primo tempo. Tutta la panchina è venuta a festeggiare il gol di Steccato. Prova Pedrazzi, Giaupai, Baldoni, Della Pina dal fondo commette fallo probabilmente, infatti è così. Si tratta credo di proprio Anselmi, Anselmi che ha avuto la peggio da questa situazione. E Anselmi che è entrato anche molto bene in partita e non ce la fa, colpito evidentemente nel fallo di gioco normale, però ha avuto la peggio. L'arbitro fa forse un ultimo tentativo e poi fischia qua! L'Arezzo inizia con una vittoria il campionato Berretti grazie al gol di Steccato nel secondo tempo, inizia con una vittoria anche Mario Palazzi in questa sua esperienza alla guida della Berretti Amaranto, ha deciso il gol di Steccato dopo un primo tempo in cui non era successo sostanzialmente niente, nella ripresa l'Arezzo aveva iniziato meglio, ha creato forse anche le situazioni migliori e ha trovato con Steccato il gol partita. Adesso andiamo a sentire la voce proprio di Palazzi in panchina per ascoltare la sua analisi di questo primo successo.
insieme a mister Mario Palazzi. Intanto sensazione di comunque essere tornati all'Arezzo e guidare la prima formazione giovanile? Beh, è sempre una bella sensazione, Arezzo è la mia città, è la, diciamo, è la squadra del mio cuore, quindi è stata una bella sensazione. Chiaramente è un bel onere, però insomma, stiamo lavorando, cerchiamo di migliorare settimana per settimana. Cosa aspettarsi da questo gruppo? Ah, innanzitutto l'aspettarsi solo un costante miglioramento che può essere nelle corde di questo gruppo. È chiaro che il lavoro è all'inizio, ma cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di fare qualche saltino a qualche ragazzo, vediamo se ci riusciamo. Oggi primo tempo molto bloccato, poi nel secondo tempo meglio, no? Sì, diciamo oggi è la prima partita, i ragazzi sentivano anche, diciamo, l'impegno, ma se il primo tempo è stato un primo tempo di controllo, loro forse avevano un pochino più a mezzo al campo anche in inferiorità numerica, ma sembravano in superiorità numerica. Poi nel secondo tempo siamo venuti fuori noi, abbiamo cambiato leggerissimamente l'assetto tattico e siamo arrivati al gol con più. Certamente credo che la partita tutto sommato l'abbiamo meritata, insomma, di vincere. Come sta Anselmi, che poi è stato decisivo anche nell'azione del gol? Io mi auguro che questo infortunio sia poca roba, ora vediamo, faremo gli accertamenti radiografici perché c'è bisogno, ma aspettiamo, perché non posso esprimere un parere in questo momento. Mi auguro solo che il ragazzo abbia poche problematiche, vedremo. Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.